Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati. Allora, che dire, diciamo che ormai la stagione riproduttiva 2023 è quasi arrivata alla fine, per molti di voi sicuramente appunto è già finita, ma comunque per chi alleva all'esterno come me, capisco che cominciando nel mese di marzo, metà marzo, la vera e propria riproduzione comincia ad aprile, maggio, ora siamo arrivati a giugno. Però il consiglio che io vi do è veramente cerchiamo di concludere tutto, perché dovete tenere in considerazione che ora le temperature cominceranno a diventare sempre più insopportabili e quindi potrebbero creare veramente grossi danni alle eventuali uova, alle femmine comunque in cova, e quindi diciamo cercate di veramente di concludere tutto. Io personalmente vi dico la verità, ho qualche coppia l'ho già cominciato a togliere. Proprio questa mattina ho già tolto alcuni nidi e li ho lavati, io via via che li tolgo, li lavo, li metto a asciugare, li conservo, così poi il prossimo anno trovo già tutto pulito. Ho ancora delle coppie, c'ho una coppia di Isabella lì che ha dei piccolini, poi magari ve li faccio vedere, un'altra coppia di Agata Fastello che c'ha dei piccolini e qualche coppia che ha le uova, una dovrebbe nascere oggi e qualcuna c'ha le uova, insomma. Sto cercando veramente di terminare e purtroppo, come vi dicevo, allevando all'esterno, partendo fine marzo, è inevitabile che si arrivi in questo periodo ancora, diciamo, in fase di riproduzione. Però veramente sto cercando anch'io di terminare, quindi io vi posso dire che nel mese di luglio veramente devo concludere tutto. Proprio stamattina ho svezzato altri piccolini e comunque io... Quello che vi volevo dire e consigliare appunto è cercate di concludere la riproduzione, perché il caldo veramente può dare grossi problemi. E come fare? Ragazzi, è semplice, cioè il discorso è quello: voi dovete comunque osservare certamente il comportamento della coppia, perché potrebbe essere che già magari avete una femmina che comincia a essere stanca, comincia a non avere neanche più voglia di nidificare, allora è tutto perfetto, voi lasciate la gabbia così. Ci saranno gli ultimi piccolini, il papà li svezzerà, la femmina comunque è stanca e basta, poi togliete i piccoli, li svezzate e questo è perfetto. Poi è normale che purtroppo comunque ancora le ore di luce sono tante ed è inevitabile che le femmine tendono ancora ad avere il desiderio di costruire ancora un altro nido e di nidificare. Però dovete essere un po' voi a interrompere tutto. Quindi vedete un po' che se ad esempio ci sono i piccolini già cresciuti nel nido, che comunque ancora non mangiano da soli e non potete comunque toglierli, allora il consiglio io che vi do è, come in un video precedente vi spiegavo come passare da una covata all'altra, quindi mettere il secondo nido, mettere il materiale, qui dovete fare completamente l'opposto. Non mettete più alcun altro nido, non mettete più il materiale e... possibilmente, se vedete che la femmina è molto agitata, io vi consiglio di toglierla completamente, cioè magari mettetelo in un altro ambiente, in un'altra gabbietta, in un luogo più tranquillo, possibilmente con meno luce, magari in un posto un po' più ombreggiato per cercare di tranquillizzarla, ma lasciarla insieme al maschio coi piccolini potrebbe anche essere rischioso, perché magari la femmina, vedendo che noi non mettiamo un secondo nido, probabilmente la femmina vorrà utilizzare il nido dove ci sono i piccolini per deporre nuovamente le uova e non vedendo tra l'altro il materiale per la costruzione potrebbe andare a spennare i piccoli, a fargli veramente del male. E quindi se la femmina è agitata, se non avete un'altra gabbia, mettete un divisorio. L'ideale sarebbe magari metterla in un ambiente un pochino più tranquillo e più ombreggiato. Questo qualora voi avete ovviamente solo una gabbietta con una sola coppietta, poi è normale che se già avete anche un piccolo allevamento si presuppone che magari avete delle gabbie, dei gabbioni un po' più grandi da 90, da 120 dove mettete anche novelli e allora dove poi metterete anche magari gli adulti in riposo, e quindi cominciate a togliere le femmine, lasciate i maschi coi piccolini e appena svezzati togliete tutto e smontate tutto. Io personalmente faccio così, ad esempio non tendo a dividere maschi, femmine, cioè è inevitabile che magari le femmine sono le prime che tolgo perché magari i maschi hanno ancora i piccolini, però ci sono già altri maschi che sono entrati in riposo, allora io metto tutto nelle gabbie insieme, maschi, femmine, non importa, e vi posso dire che mettendoli tutti insieme è più facile che loro cominciano a entrare nella fase del riposo e nella fase di quella che poi sarà la muta
che è un periodo molto delicato, un periodo in cui ci vuole parecchio riposo. Poi magari affronteremo per bene questo argomento, che è un argomento molto importante nella fase della vita di un canarino e di un uccellino in generale. Quindi io li metto tutti insieme e nel momento in cui stanno insieme e non c'è la singola coppia, loro cominciano a tranquillizzarsi. Vedo che i maschi, anche se ancora ci sono, ho dei maschi che cantano perché comunque ancora sono un po' in amore, mettendoli insieme non litigano più come il mese di marzo-aprile, ma cominciano a calmarsi, cominciano a stare sempre più tranquilli e inevitabilmente cominciano a entrare nella fase del riposo. E quindi niente, tutto qui. Ora io appunto siamo quasi alla fine, io poi faccio un... effettivamente non ve l'ho mai fatto vedere, io praticamente di là nell'altro balcone, ora ve lo farò vedere con l'occasione, ho un ambientino abbastanza rustico, insomma non è niente di che, ho dei gabbioni da 120 con una piccola tenda fatta da me, che utilizzo. Sono delle gabbie anche abbastanza vecchiotte, di quelle zingate, perché erano delle gabbie che prima si trovavano qui in questo ambiente, perché voi diciamo lo conoscete così, no? Però qualche anno fa era un po' diverso, ho fatto parecchie modifiche. Io praticamente dove ora ho inserito questa batteria qui, avevo delle gabbiette da 55, di quelle zingate singole. Poi avevo frontalmente le gabbie da 120 e in quest'altra parte avevo anche delle gabbie da 120, quindi le utilizzavo per gli adulti e per i novelli, e le gabbiette da 55 le utilizzavo per le cove, diciamo gestivo un po' tutto qui. Poi ho preferito fare delle modifiche perché qui comunque, soprattutto qui dentro nella parte coperta, il caldo comincia a diventare importante, quindi il mese di luglio agosto era un po' difficoltosa, mettevo delle tende qui per coprire, ma insomma non era proprio un ambiente ideale. Qui tra l'altro ho preferito invece togliere quelle vecchie gabbie e mettere queste gabbie qui, che in questo momento appunto sono delle gabbie da cova, ma poi togliendo tutti i divisori diventeranno delle lunghe voliere dove poi nel periodo invernale io terrò novelli e adulti, sia qui che in quella parte di là. E quindi le gabbie che qui io tenevo da 120 incastrate frontalmente nella parte di là, ho messo tutto nel balcone dall'altra parte, che è una zona più fresca, è una zona dove ci sono praticamente, dove il sole è solo nelle prime ore del mattino e poi nel pomeriggio invece batte proprio in quest'altra parte del balcone, ecco perché comunque è una zona più calda. E quindi è perfetto per i mesi, diciamo, della muta, quindi luglio, agosto, settembre. Poi in inverno da quella parte lì è un po' più, diciamo, fredda. E avendo qui fatto questo sistema di gabbie che togliendo i divisori poi diventano delle voliere, poi nel periodo autunnale io passo di nuovamente tutto qui e lì basta, e lì poi non tengo più nulla. Ecco perché ora vi farò vedere, sono delle gabbie un po' vecchiotte, magari poi piano piano diciamo le andrò a sostituire anche quelle, però per adesso diciamo ho investito parecchio in questa zona, perché come vedete questa batteria è abbastanza nuova, l'ho messa in questi 2-3 anni e quindi vabbè, insomma per adesso quelle vanno bene così, poi piano piano magari cercherò di cambiare anche quell'ambiente lì. Sono delle gabbie che utilizzo solo per la muta e basta. E così praticamente poi piano piano togliendo tutti i piccolini e mettendoli in quell'altro ambiente lì nel periodo estivo, è qui che succede, qui l'ambiente resta vuoto e quindi con calma posso piano piano smontare tutto, le mangiatoie, gli angolini, e dedicarmi alla pulizia senza avere quell'urgenza e quella fretta di dover inserire i canarini, magari spostando i canarini nella parte sotto, pulendo sopra, perché comunque loro stanno dall'altra parte. E perlomeno i novelli li metto tutti di là, perché sono 6 gabbie da 120 più 3 gabbie da 90. Tendo a non mettere troppi soggetti, questa è una cosa importante che vi dico, perché comunque quando poi si andrà nella fase della muta, un consiglio che vi do è: non affollate le gabbie, non mettetene troppe, fateli stare in ambienti tranquilli, perché poi comunque le gabbie super affollate, i piccolini tendono a tirarsi le piume, insomma non faranno una bella muta, quindi cercate di lasciarli in ambienti molto grandi, molto ampli. E quindi se di là vedo che l'ambiente è troppo affollato, magari gli adulti, soltanto gli adulti, poi io li tengo in quest'altra parte qui, perché comunque qui è un po' più fresco, sembrerà strano, il balcone è uguale, però in questa parte dove proprio diciamo ci sono queste gabbie da cova, il sole arriva frontalmente e tende a scaldarsi un po' di più, lì è un po' più riparato
E spesso, se non ho, magari vedo che le gabbie, potrei anche metterne tanti, ma io preferisco metterne pochi. Se vedo sono troppo affollate, pulisco queste. Qui tengo magari gli adulti, quelli, i riproduttori, quelli bravi, quelli che non toglierò. E i novelli sicuramente li metto tutti nell'altro balcone, perché comunque è un ambiente più fresco, e comunque i novelli che devono fare la prima muta è sicuramente la fase più delicata della loro vita e devono stare al meglio possibile. E vabbè, niente, quindi poi vi farò vedere le varie fasi, come insomma la pulizia è un po' più difficoltosa, perché comunque sapete, qui sto in appartamento, in un terrazzo, quindi l'ideale sarebbe, se uno ha la possibilità, smontare tutto, magari portarle in un bel cortile con l'idropulitrice, pulirle per bene. Purtroppo non ho queste possibilità, quindi per quanto riguarda la pulizia io impiego più tempo, mi metto lì con la spugnetta, aspirapolvere, cerco di pulire gli angolini, ma come vi dicevo prima, mettendo tutti i canadini dall'altra parte, qui sono abbastanza tranquillo e con calma nell'arco dei 2-3 mesi del periodo estivo mi dedico a una pulizia totale per rendere poi le voliere pronte a ottobre, settembre, ottobre, in base alle temperature, a reinserire tutti i novelli già belli, pronti, con la muta finita e per fargli passare poi l'inverno qui. Ok, ora vi faccio vedere con l'occasione appunto l'ambiente dove io tengo i novelli, che effettivamente è una zona che non vi ho mai fatto vedere. Infatti anche alcuni di voi mi hanno chiesto: ma Massimo, ma i novelli dove li tieni? Ecco, appunto li tengo in quest'altro balconcino, dove praticamente stanno tranquilli solo per il periodo della muta. Ed ecco qui ragazzi, questo è praticamente il balcone dove io ho posizionato le gabbie da 120, le 6 gabbie da 120 e le gabbie da 90 che utilizzo per far mutare i canarini. Come vedete è un ambiente semplicissimo, ho semplicemente proprio messo le gabbie così poggiate al muro su dei carrelli e poi qui ho creato una tenda per dare l'ombra, perché comunque la mattina, alle ore del mattino, come vi dicevo, qui comunque il sole batte forte e magari nel periodo invernale va anche benissimo, ma luglio e agosto comunque un po' di caldo c'è. E mettendo questo sistema qui con l'ombreggiante ho visto che qui gli uccellini stanno veramente veramente bene. Inizialmente era soltanto un pannellino, questo pannellino qui centrale, ok, con soltanto 3 gabbie da 90 che io utilizzavo spesso magari per mettere gli ibridi soltanto, mentre i canarini, come vi spiegavo, li tenevo tutti quanti in quella zona della riproduzione, perché queste gabbie da 120 si trovavano di là. Poi successivamente, facendo la batteria nuova, appunto come vi spiegavo, ho messo tutto finalmente da questo lato qui. Qui l'ho ampliato, ho tolto la tenda perché all'inizio non l'avevo fatto con l'ombreggiante, ma l'avevo fatto con una tenda, una normalissima tenda di colore verde, vabbè, insomma, perché sta in tono col condominio, perché tutti hanno la tenda color verde. Però ho visto che il tessuto creava più calore. Sembrerà strano, ma è vero che fa parecchia ombra, però al tempo stesso non filtrava bene l'aria. Allora, dovendolo comunque ampliare, ho optato più per l'ombreggiante, quindi ho tolto la tenda, che poi tra l'altro col vento, perché qui spesso c'è parecchio vento, si strappava, si scoloriva col sole, e ho cambiato proprio sistema, ho ampliato con dei listellini in legno, l'ho fatto io insomma questa struttura qui, e ho messo l'ombreggiante a un solo strato, non ho fatto neanche doppio, solo uno strato di ombreggiante. Vi posso dire che di ombra ne fa veramente tanta, questo facilita anche ovviamente una buona muta dei canarini, perché più stanno all'ombra e meglio è, ma al tempo stesso comunque filtra la luce, proprio perché ho messo un solo strato di ombreggiante. Comunque passa l'aria, quindi fa l'ombra, passa l'aria, e nell'insieme ho creato diciamo un ambiente dove vi posso dire che si sta abbastanza bene. Certo, ora in questo momento il sole è un po' girato dall'altra parte, comunque anche la mattina, quando proprio il sole picchia forte da quest'angolo qui, c'è una differenza notevole tra qui sotto questa zona con l'ombreggiante e di là invece nel balcone normale, dove appunto non è coperto da nulla. Quindi vi posso garantire che l'ombreggiante a un solo strato così fa veramente diciamo il suo dovere. E quindi questo angolino io praticamente appunto faccio fare la muta. Come vedete, siccome le gabbie sono
aperte, mentre di là comunque ho creato un soffitto, ho creato una sorta di parete, sempre su questo sistema qui con dei pannelli in legno, però lì è praticamente chiuso, è chiuso anche i bordi, è chiuso il laterale, quindi ho messo la rete tutto attorno. Qui comunque è aperto, anche se c'è la tettoia, ma come vedete il balcone è completamente aperto. E allora ho messo delle protezioni di fronte alle gabbie. Queste, come vi spiegai in un primo video, ragazzi, è molto molto importante. Se tenete gli uccellini fuori in un balcone, così come ad esempio è il mio caso, dovete sempre trovare il modo di proteggere le gabbie dall'attacco dei predatori, perché comunque le gazze, i gheppi sono sempre dietro l'angolo, anche nei centri abitati. Non pensate perché state in città non ci sono, vi posso garantire che ci sono e veramente fanno la strage. Quindi mettete sempre delle protezioni. Come vedete, io qui ho semplicemente fatto dei semplici pannellini in legno che si staccano con dei gancini e io li tolgo quando devo cambiare l'acqua. Vedete, si tolgono tutti i pannellini. Roba abbastanza semplice, insomma, non c'è niente di che. E poi si tolgono tutti, questa è l'ultima gabbia, ecco. E una volta che le gabbie sono aperte, si possono pulire, ecco qui. Le gabbie sono tutte aperte, posso pulire, metto il mangiare, metto tutto, poi quando ho terminato il tutto, rimetto nuovamente i pannelli, così siamo sicuri che gli uccellini sono protetti dall'attacco dei predatori. E lì vedete in fondo, praticamente in questo lato del balcone, che vi ho fatto vedere spesso in molti video, quella è, diciamo, la stanzetta sempre costruita un po' con questo sistema, ma chiusa come dall'altra parte, dove praticamente io ho le gabbie con i cardellini e i canarini che dedico all'ibridazione. È praticamente da questa parte del balcone, che qui, diciamo, io ho la fortuna di avere appunto due balconi, questo più riparato e quello un po' più, diciamo, caldo, che magari in estate può essere un problema, ma in tutto il periodo della riproduzione, quindi da febbraio, marzo, aprile, lì comunque le cove posso gestirle abbastanza bene. Qui comunque sarebbe un problema. Lì infatti ho creato proprio l'ambiente chiuso apposta per proteggere dal freddo, per proteggere dal vento forte, e comunque è venuto un buon ambiente dove riesco a fare ibridi tranquillamente. Allora, ora vi faccio vedere un pochino più da vicino la struttura, così come l'ho fatta e come ho posizionato le gabbie e i novelli. Ecco qui, ragazzi, questa è praticamente la struttura che ho fatto io, semplice, con degli sterili in legno, tutto con l'ombreggiante che arriva fino su al soffitto. Questo è stato, come vedete, l'ho prolungato dopo, come vi spiegavo prima, mentre la parte centrale è quella che c'era già da prima, dove era praticamente era coperto solo con la tenda, invece ora l'ho fatto tutto con l'ombreggiante e l'ho allungato di modo che praticamente riesce a coprire tutta l'intera fila di gabbie, le 120 più questa da 90. In questa da 90 per adesso ho un po' di ibridi, qualche ibrido così già svezzato, alcuni ancora ce l'ho nel nido, ne ho anche qualche uovo ancora pieno. Qui ho messo dei cardellini adulti che non uso ora per la riproduzione, qualche ibrido anche adulto, immancabile carota, che è molto molto importante per la colorazione della maschera degli ibridi. E poi qui ci sono le 120, questi sono praticamente, questi li ho svezzati proprio questa mattina. C'è degli agata pastello e agata topazio. Qui ho degli Isabella. Come vedete, però, le gabbie sono anche, diciamo, abbastanza vuote, non sono ora. È vero che ci sono ancora dei piccoli nel nido, qualche uovo che ancora si deve schiudere, però generalmente non tendo ad affollare comunque troppo le gabbie, perché come vi spiegavo i canarini devono mutare al meglio possibile, non devono stare in gabbie troppo affollate, perché sennò poi si tirano le penne. E lì ci sono dei bianchi, qui ci sono degli altri agata topazio. Vedete, le gabbie sono per adesso anche abbastanza vuote. Ora è vero che, insomma, dovrò introdurre nuovi novelli, ma lo spazio comunque resterà. Qui ci sono degli agata pastello, lì ho messo degli adulti che hanno terminato la riproduzione,
e in più qualche femmina che non ho utilizzato, e insomma nell'insieme questo è praticamente l'angolino dove io metto i novelli per la muta, ed è praticamente, come vi faccio vedere, il solito balcone dove poi lì in fondo ho la stanzetta dedicata all'ibridazione. Bene ragazzi, come avete visto, quello è l'angolo del balcone dove io ho posizionato le gabbie che riservo al periodo della muta. L'ambiente è abbastanza semplice, è una semplice tettoia fatta con dell'ombreggiante, niente di eccezionale. È un ambiente che un po' tutti possono alla fin fine ricreare in un balcone. E quindi spero appunto che magari può essere di utilità a chi come me non ha lo spazio e magari non sa come mettere le gabbie e magari lo prende come esempio. Questo mi farebbe veramente molto piacere, perché io nei miei video cerco anche sempre di fare vedere gli ambienti che ho creato proprio per dare anche, diciamo, uno spunto in più a chi come me non ha diciamo una zona apposta da dedicare all'allevamento, ma magari ha un balcone e può fare qualcosa un po' così come ho fatto io. Prima comunque di salutarvi, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere qualche nidiata. Ancora c'ho qualche uovo che dovrebbe nascere, diciamo, a breve, ma ho anche dei piccolini nel nido. Vi faccio vedere innanzitutto quelli che sono nati, hanno già 5 giorni, sì, quindi insomma fra, vediamo, oggi non l'ho neanche controllati. E stanno bene. Guardate che belli. Eccoli qui. Questi sono degli agata pastello e stanno crescendo anche abbastanza bene. Siamo ormai al limite, devono crescere, perché ora arriva il caldo e oltre non si può andare, e credo che domani questi posso già anellarli. Poi altre uova, ma l'ultima nidiata che vi volevo fare vedere è questa qui. Ora ve la faccio vedere perché è veramente una nidiata eccezionale. Anzi, prima vi faccio vedere questi. Altro nido di agata topazio. Stanno crescendo. Questi li ho già anellati. E vi faccio vedere l'ultimo. Allora, aspettate ragazzi, metto a posto questo e vi faccio vedere l'ultimo nido. Guardate qui. Sono abbastanza grossi, speriamo che non saltano fuori. Guardate che bella nidiata. Con questa nidiata io vi saluto ragazzi, guardate che bella. Sono 5 Isabella. 5 Isabella, più c'è giù, non lo tocco, c'è comunque un ibrido che era solo soletto, l'ho messo in questo nido perché questa coppia è veramente brava e spettacolare. Che 5 Isabella più un ibrido. Veramente già quasi pronti per saltare fuori dal nido. Mettiamoli a posto. Ok ragazzi, e con questa nidiata che ci tenevo appunto a farvi vedere, perché è una nidiata spettacolare davvero, e io vi saluto, vi do un forte abbraccio, vi ringrazio come sempre insomma per avermi visto fin qui, e ci vediamo presto sicuramente in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.